Hello everyone! Benvenuti al vlog che inizia dalla fine! No, allora ragazzi, sono in Marocco, a Marrakesh, nel mio Riad bellissimo e aspetto il taxi che arriva esattamente tra 20 minuti per portarmi in aeroporto per tornare a Las Palmas. Però ho pensato, invece di fare 5 vlog diversi perché sono stata qui 5 giorni, vi faccio un vlog riassuntivo di tutte le mie impressioni e di quello che ho fatto. Iniziamo dal primo giorno. Io sono volata direttamente da Las Palmas a Marrakesh perché è super economico ed è super vicino, cioè in un'ora e poco arrivi diretto. Sana e salva. Sana e salva. Prima impressione, mi ha fatto un sacco di ridere. Sono arrivata, faceva abbastanza caldo, il primo giorno era abbastanza bel tempo, eh. Regà, stavano tutti tappati, tutti tappati tipo con le felpe, andavano in bicicletta con un caldo assurdo, con la felpa, col giubbotto di pelle. Dicevo, ma questi non c'hanno caldo, cioè io stavo con la felpetta, ma stavo con la felpetta perché cercavo di coprirmi, non perché avessi effettivamente caldo. Un'altra cosa che mi ha colpito tanto di quel viaggio in taxi, mentre oltrepassavo le mura per entrare alla Medina, è stato vedere un mercatino in cui la gente era buttata per terra e si vendevano degli oggetti in condizioni davvero, davvero, ragazzi, pessime. Cioè, avete presente quei vestiti quando noi vogliamo buttare o disfarci di alcuni vestiti, decidiamo di donarli? Tante volte anch'io lo faccio. Certi vestiti però non sono in condizioni e quindi decidiamo di buttarli. Ecco, lì venivano venduti e c'era tanta gente. Prendo il taxi che mi porta al mio Riad. Il Riad è praticamente una ex casa di persone del Marocco ricche che avevano questa struttura molto particolare, cioè fuori porticina come tutte le altre, poi entri dentro e ti si apre il chiostro con il giardino interno, la fontana, la piscina. Quindi sono stata in questa casa molto particolare, secondo me più interessante di un hotel. E per arrivarci, visto che sta nel cuore della Medina, la Medina è praticamente un labirinto, sapete cosa mi ricorda? Avete presente quei giochetti dove devi mandare la pallina nel buchino con tutto il labirinto? Cioè, la Medina mi ricorda quello, con le persone che sono la pallina che vanno dentro il labirinto. Per arrivare qui io mi lamento di come si guida a Roma, ma ragazzi, cioè, non avevo mai visto una cosa del genere. Strada strettissima, van che c'entra a malapena, cioè con gli specchietti penso da una parte così e dall'altra così. Le persone che camminavano in giro della Medina neanche si scocciavano del fatto che stesse passando un cavolo di van in una strada minuscola, no, mamme col bambino minuscolo che si schiaccicavano praticamente dentro un negozio tranquille per far passare il van, e io mi sentivo super in colpa. Dicevo, regà, avrei potuto camminare, potevo camminare, non c'era bisogno che mi portavate proprio davanti alla porta del mio Riad. Comunque, Riad bellissimo, tra l'altro c'è una fontana, ma hanno spiegato questo, c'è sempre una fontana al centro di tutti i giardini o i chiostri qui in Marocco, perché è come se fosse un'immagine del paradiso, e nel paradiso c'è la vegetazione e poi c'è l'acqua al centro, quindi cosa interessante. Primo giorno che arrivo, problema con la camera, e invece di stare qui mi hanno mandato in un altro Riad. Sto facendo il check-in, tra l'altro c'è un problema con la stanza, quindi per questa notte andrò a dormire in un'altra stanza, in un altro Riad, non in un'altra stanza ma in un altro Riad che sta sempre all'interno della Medina ma a un minuto da qua. L'altro Riad, più carino la camera secondo me rispetto alla mia camera, quella di qui. Comunque, il primo giorno, regà, io stavo male. Venivo dall'influenza. Cioè, la sera prima c'avevo 37,8 di febbre. Quindi sono arrivata e non ho fatto un cavolo. Praticamente ho dormito tutto il giorno e la sera sono andata a mangiare nel mio Riad, questo qui, perché mi hanno offerto la cena. Visto che c'era stato un piccolo... La cena non so se era perché io non odoravo o non so se era perché... come hanno cucinato qui, ma non mi sapeva di tanto. Il couscous era freddo, le verdure erano un po' ospedali. Quindi prima sera non sono rimasta particolarmente colpita. Se io mi immaginavo un sapore super forte di spezie e tutto quanto, io ce l'ho. Allora, praticamente devi mangiare la verdura e quando vuoi ti prendi una cucchiaiata di couscous e te la mangi. Però non fai la pappetta, perché io gli ho chiesto al tizio tipo, ma devo fare la pappetta con il couscous? Mi ha detto no, non fa la pappetta. Ti prendi la cucchiaiata quando la vuoi. Ragazzi, avete presente quanto per me sia importante viaggiare? È uno dei motivi per cui viaggio, diciamo a cuore leggero, sentendomi abbastanza sicura di me, sapendo che in ogni situazione, bene o male, posso cavarmela perché sono in grado di dire potenzialmente qualsiasi cosa. Parlo bene l'inglese. Oggi è possibile imparare l'inglese, tranquilli, seduti, a casa vostra, dal cellulare, dal computer, potenzialmente 24 ore su 24, quando vuoi, con Cambly. Cambly è una piattaforma di e-learning dove è possibile imparare l'inglese facendo
sia lezioni individuali, te e un insegnante, madrelingua, sia lezioni in piccoli gruppi, quindi te, altri due studenti e l'insegnante. Cambly è adatto ad ogni tipo di studente, da beginners, intermediate, advanced, e ci sono vari corsi per i vari obiettivi, quindi l'inglese per il lavoro, l'inglese per viaggiare, l'inglese, ci sono anche corsi IELTS, TOEFL, quindi io vi consiglio di dargli un'occhiata, perché con il mio codice sconto, che questo mese è Super Candy, bellissimo Super Candy, ogni volta se ne escono fuori con questi codici che mi danno, sono fantastici, avrete il 50% di sconto sui piani annuali e avrete anche 15 minuti di lezione gratuita. Quindi io vi dico di andare a provare, perché non c'è niente da perdere. Torniamo al video. Secondo un giorno invece fighissimo, perché ho prenotato un tour guidato di 4 ore a piedi della città, quindi con un gruppo di persone, con una guida. C'è una cicogna nel mezzo della città, non si vede. Siamo andati a fare un tour della Baia, il Palazzo Baia, che è tipo il palazzo della moglie principale dell'ex sultano, praticamente. Sto facendo un tour guidato di 4 ore camminando per la città e la guida ha appena detto, in spagnolo tra l'altro, la guida ha appena detto che in Marocco, a Marrakech, piove in media 10 giorni l'anno. Piove. A piedi, con il tour guidato, abbiamo visitato tanti punti principali artistici turistici della città di Marrakech, tra cui questa moschea, che però non si poteva vedere all'interno. Infatti c'è una legge in Marocco per cui se non sei di religione musulmana non puoi entrare all'interno delle moschee. Questo non vale per tutti i paesi musulmani, vale solamente in Marocco, per evitare problemi. C'è un'eccezione in una moschea, ma non mi ricordo in quale città fosse, non era Marrakech. Poi abbiamo visto le tombe sadiane, un cimitero con delle tombe sicuramente molto diverse dal nostro tipo o la nostra idea di cimitero, perché non c'erano foto, non c'erano lapidi, non c'erano anni di nascita, di morte, sembrava un mausoleo molto particolare. Io in tutto questo ero impanicatissima di non sentirmi male con la pancia, perché ogni volta che io lascio l'Italia per andare in un posto dove c'è il minimo rischio di prendere un virus intestinale, me lo prendo. Sempre il secondo giorno ho fatto pausa pranzo, la cosa che mi ha colpito è stata tipo vedere la gente dopo aver pregato, perché c'è la chiamata, qui si sente tipo un bel po' di volte al giorno c'è la chiamata per la preghiera, e dopo aver pregato la gente stava tipo fuori dalla porta della moschea, e quelli del ristorante avevano portato due piatti così di couscous e la gente mangiava, e mangiava anche, che ne so, mamme con i bambini, era abbastanza toccante. Il terzo giorno in realtà ho fatto un altro giro fico turistico. Una cosa super interessante che ha detto la guida è che nella religione musulmana i gatti sono considerati animali importanti, perché erano gli animali preferiti del profeta, e i cani invece, on the other hand, vengono considerati degli animali impuri. Quindi per tutta Marrakech si vedono un sacco di gatti randaggi, che però sembrano stare abbastanza bene, cioè si vedono abbastanza in forma, prendono cibo. E poi non ci sono in realtà molti cani, ma quelli che vedo stranamente non sono denutriti, sono tutti belli ciccioni, si vede che il cibo non gli manca, però un po' non si rifila nessuno. Io intenerita ho cercato di dargli un pezzettino di pane, me l'ero portato dal ristorante, ho detto ah dai, faccio un'opera buona, invece il cane il pane non me se lo filava proprio, voleva solamente le coccole, voleva che gli facessi le coccole, che gli grattassi la pancia. E poi durante la giornata ci ho provato con altri due o tre cani e è stata la stessa cosa. Ho visto tipo una specie di università dove si studiava il Corano, molto 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 carina. Sono andata poi nella parte nuova della città. No raga, comunque a parte gli scherzi, super interessante venire in questa parte della città, perché si vede che c'è gente un po' più ricca, e anche le persone che magari rispettano la tradizione, magari sai, le donne coperte col velo, hanno uno stile diverso, le scarpe soprattutto, i cappotti, gli abiti. Si vedono un sacco di ragazzi che escono, ragazzetti, ragazzette, che si vede che fanno il giro al centro commerciale, vestiti completamente diversi, in maniera diversa rispetto a quelli che si vedono vicino a Riyadh, cioè sembrano davvero due città diverse. È super interessante, sembrano due città diverse. E lì devo dire che ho tirato un sospiro di sollievo, ma lì per lì non capivo perché. Ma poi ci ho riflettuto e ho pensato che secondo me è perché vedere tanta povertà mi aveva fatto tipo un overload di un po' di tristezza.
e c'avevo bisogno di staccare mentalmente e di vedere ricchezza, ma non perché sono gnegne, ma perché secondo me mi stava un attimino... Cioè io ogni persona che vedevo gliela volevo dare la mancia, soprattutto quelli che vedevo che ci provavano, non quelli che stavano buttati così, ma quelli che ci provano, che fanno un lavoro per quanto umile sia, che magari sudano, a me prende proprio il magone, quindi lì era tosto. Che poi è la stessa cosa che mi è successa il quarto giorno, quando ho fatto questa escursione di prende una giornata, 10 ore, perché 3 ore ad andare, 3 ore per tornare a vedere le cascate, a vedere le scimmiette di montagne, macachi, bellissimi macachi. Mentre andavo, anche solo quella era un'esperienza, perché vedevo, ho attraversato certi paesini o cittadine, cioè la città proprio non offriva niente, dalle strutture si vedeva, mi aveva dato l'idea di paesi tristi. E non è solo perché sono poveri, perché io sono andata anche in Madagascar, cioè la povertà l'ho vista, però lì mi ha dato l'idea che erano, non lo so, ma mi ha dato una specie di magone. Però poi invece sono andata lì a vedere il villaggio che stava magari più in montagna, in mezzo alle scimmie, ed era un villaggio locale, a vedere la popolazione lo cercherò. I berberi sono le popolazioni autoctone del Marocco, e questa donna stava facendo l'olio d'argan. La guida ci ha raccontato che ha questi tatuaggi sul mento perché non neanche tantissimo tempo fa i tatuaggi sul mento aiutavano gli uomini a capire che tipo di donna fosse, cioè se fosse single, sposata, divorziata, quanti figli avesse. Infatti i puntini al lato della linea al centro del mento erano il numero di figli che la donna aveva fatto. E poi ci ha raccontato che oggi non è più visto bene, infatti tante donne berbere cercano di farsi rimuovere questi tatuaggi. Erano molto nella natura, gli animali, le capre, le galline, la mucca. Quella era tipo super cool vibes. Che bello! È pieno di scimmie libere sulla montagna. Che poi tecnicamente sono venuta a vedere le cascate, cioè bellissime cascate. Prove scimmie! Ma mo la cascata e poi mi dedicherò alle scimmie! Il giro in barca, che spero vada... Anzi, spero non vada sotto la cascata, proprio sotto, perché se con 48 gradi è piacevole, adesso non credo. Direi che mi sono avvicinata abbastanza. Oh mio Dio, ma è pericolosissimo! La gente fa roba pericolosissima! Guarda quello! Is that okay? Ultimo giorno, oggi non ho fatto tanto, in realtà sono andata, è stata una giornata di giardini, giardino Maggiorelle, giardino quello del Cyber Park. Parco super carino, cioè curatissimo. Non vedo effettivamente robot, quindi non so perché è cyber, però carinissimo. Ma voglio fare un'osservazione. Allora, tutti gli occidentali, tutti i turisti che vedo qui, mi fanno un po' ridere alcuni, soprattutto noi ragazze, perché cerchiamo di coprirci, no? E magari mettiamo degli outfit, che ne so, gonna lunga, però poi abbiamo la maglietta ma fa caldo, allora mettiamo lo scialle perché ci dobbiamo coprire, no? E quindi vedo in giro degli outfit improbabili, tipo che si vede che sono rimediati, no? Che dici, ah, questa gonna non la metterei mai con sto scialle messo così, però si vedono, e anche io mi sto vestendo in maniera, diciamo, diversa dal mio solito, per cercare di adattarmi anche un po' più alla cultura ed essere più rispettosa. Però vedo degli outfit che mi fanno troppo ridere.
Sì, giardini Majorelle, devo dire, molto belli. Non è un giardino grandissimo, però è tenuto molto bene. C'erano le carpe, queste carpe di 50 anni, cioè le carpe con quasi il doppio della mia età. Questo colore blu che ispira tanto il Marocco, l'acqua, le piante. Piccolino, da vedere sicuramente in mezz'ora si può fare, a meno che uno non vuole restare, sedersi, godersi un po' più il paesaggio, però ne valsa la pena. Se devo fare tirare le conclusioni, devo dire che Marrakech ha una super personalità. Sicuramente non è una città di quelle un po' asettiche. No, 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 cioè, quando vieni qui lo senti che stai qui, stai proprio qua a Marrakech. Fico. Alcune cose per me sono un po' tanto, tipo l'overload di povertà, devo dire che mi ha un attimino... Anche la paura per me dei virus intestinali, lo so ragazzi, questo è un mio limite, però un pochetto ce l'ho. Le persone in realtà sono state molto carine, a parte il fatto che è vero che a volte mi sentivo un po' una mancia ambulante, perché sapevo che se rivolgevo la parola a qualcuno voleva la mancia. A parte questo però la gente voleva anche parlare. Ho avuto anche delle buone vibe da tanta gente qui in Marocco. Il cibo... Regà, non è per me. Non perché sia cattivo, però ho cercato di mangiare variato, ma alla fine mangiavo sempre le stesse cose da vegetariana, perché qui mi sa che non c'è una grande cultura vegetariana. Mi sa che mangiano un sacco di carne, un po' gli ingredienti simili, e in realtà il quinto giorno sono contenta di cambiare cibo. E non perché io sia un'italiana, cioè regà, questo non si può dire di me, eh. Io non sono un'italiana che vuole sempre mangiare italiano. In Giappone 2 anni e mezzo non mi è mai mancato il cibo italiano, sto alla Spalmas da quasi un anno praticamente, non è che mi manca il cibo italiano, qui mi manca un po' più di varietà. Tagin, couscous, buono, una sera, due sere. Quindi il cibo non è stato quello. Se venite a Marrakech per 5 giorni come ho fatto io vi consiglio di farla una gita fuori porta, perché secondo me quella piccola gita fuori porta è una realtà che non è solo città, ma ha fatto tanto. Adesso devo andare perché c'è il mio taxi che mi aspetta qui fuori. Ciao, grazie di aver guardato. Ciao, ciao Marocco! Sì.